Ciao a tutti, oggi siamo qui a parlare di letteratura e politica. In particolare siamo qui con il signor Antonio Caron, che è un giornalista scrittore torinese. E niente, Risiede a Genova? Che abita a che Genova? abita a Genova e niente, io in particolare le volevo chiedere. Siccome ha parlato del rapporto tra la città e la storia che viene raccontata nei suoi libri, in che senso, in un certo qual modo, bisogna conoscere la realtà per cambiarla? Ma in particolare questo libro, che è uno dei 13 che ho finora pubblicato e 12 con lo stesso personaggio che è il maresciallo Vitale, do un'immagine politicamente scorretta, e me ne assumo tutte le responsabilità, di quello che è stato il G8 a Genova. E in questo modo io tento di dare un'immagine diversa rispetto allo stereotipo di Genova. Di solito uno a Genova cosa si immagina? I vicoli, la gente strana, così, la gente che così, magari che non ha una faccia troppo, che dà qualche inquietudine, eccetera, così, no? Io in questo libro parlo della Genova che si è vista in televisione nel 2001 durante i fatti di Genova. Ed è una città totalmente diversa da quella dello stereotipo. Una città di grandi viali, non so chi se le ricorda, quelle immagini, no? Di grandi viali, di mare bello, ecco, e poi di cose brutte, tipo, non so, ecco, le cose incendiate, questi personaggi mascherati che ne hanno combinati di tutti i colori, eccetera. Ecco, in questo modo io parlo di Genova in modo diverso del solito. E niente, in due parole, cosa significa per lei, visto che siamo a politicamente scorretto, l'etica libera la bellezza, insomma la legalità, l'etica, capaci di liberare la bellezza e anche la cultura, oppure no, insomma che potere ha la letteratura da questo punto di vista? Ma diciamo che l'etica è il fondamento della civiltà, voglio dire, non ci può essere una civiltà senza etica. Ecco, un'etica che coincide con la morale, può coincidere anche con la religione, ma non necessariamente. Comunque, l'etica è diciamo, è un elemento essenziale della convivenza civile. Per quanto riguarda poi il contributo che può dare uno scrittore all'innalzamento di questo grande valore, è chiaro che, insomma, io per esempio sono molto molto modesto, ce ne sono altri che sono molto più bravi di me, ha citato Lucarelli, quindi voglio dire, però anche nell'ambito di quello che ciascuno di noi fa nel proprio lavoro, che può essere quello dello scrittore, quello della commessa, quella della madre di famiglia, ecco. Farla in modo etico significa dare un contributo essenziale alla civiltà. Io la ringrazio perché e speriamo di vederla alle prossime edizioni di Politicamente Scorretto. Grazie, con molto piacere. Grazie. Grazie a te.